Ragazze e ragazzi, ho visto che siamo tornati. T'hai visto? Insomma, noi avremmo anche delle vite oltre al canale, cioè io... No, volevo dirlo, così, giusto per informazione, per la cronaca. Cioè, ovvio, sempre solo per la cronaca. Anche perché poi se io, se tu, cioè se noi non lavoriamo, i giochi, chi li compra? Chi li compra? Appunto. Questo tra domanda. Enormi virgolette. Cioè, sai, Amazon vuole i soldi, Ma anche Steam vuole i soldi. Anche Steam, ovviamente. Tutti vogliono i soldi. Vogliono tutti i soldi da noi, ma noi non gli vogliamo dare. Allora, prima di cominciare però, Leo, io proprio oggi, mentre aspettavo di registrare poi questa sera con te, ho livellato il mio sesto punto forza, per cui io adesso vado a mettermelo, quindi mi ha dato che sono avventuriero e mi vado a mettere il punticino e mi voglio mettere attacco di forza, colpo potente che infligge gravi danni ma consuma più vigore, tanto voglio dire sono schiappa già. No, ma faccia le cose di nascosto, cioè. Ovvio, scusi, lei ha lo sciabolone, sì. Lei ha lo sciabolone con il quale sta one-shottando tutti al primo colpo, mentre io ho le armi, quelle proprio meccaniche, quasi vanno a spinta, hai capito? Sì, io ho completato l'evento. Non me l'hai fatto completare l'evento, mi mancavano poco più di 20 zombie, runner da uccidere. No, usciamo, tutto incazzato, No, usciamo perché questa cosa proprio non va bene. Basta, non si può giocare così, esci. Io non mi ricordo. Io mi ricordo. Quindi, adesso dobbiamo andare a contattare il Gre. Sì, andiamo a contattare sto Gre, va. Lui sta perdendo tempo perché è ancora buio e ha paura dei notturni. Ma, non so, io... Un attimo, diciamolo. Ci starei attento, cioè... Sì. Vabbè. Ecco, subito. Oddio, c'era l'acqua, dov'è? Oddio. Dove sono? Ma moriamo subito. Aspetta, ok. Ma dove siamo? Io sto proseguendo. Ma dove? All'altro lato del tubo. Ma dove sono? C'è una cassa, Leo, guarda. C'è pure una scala. Sì, io ti aspetto, ti aspetto qua. Ma dove sono? Gagliardo. Ma qui non si esce, però. Devo tornare indietro. Aiuto. Help. Non c'è un buco per uscire da qua. Vabbè, ho capito. Vengo di là. Io mi sto facendo i fatti miei. Ecco. Cioè, tutto mi aspettavo tranne che me. Non sai neanche... Poi dice, vado avanti io. Cascamo in un buco. Un attenzione, un notturno mi ha visto. Aia. No, c'è... No, pure a me mi hanno visto. Ma è aia. Tutta colpa tua, però. Ma cominciamo malissimo. No, aia. Cioè, un Cristoforo Colombo, ma perché vai Oppla. In giro? Madonna. Ma io non so. Dov'è che sei? Ah, lì, aspetta. Sono morta. Tra 10 secondi sono morta. Non so, non ci arrivo. Sei, suicidati, 5, non ci arrivo. 4, suicidati. Io non lo so. Sei morto. Grazie a Leo sono morta. Io. Ma mai a fare su. Tu vai a fare i giri strani, non so. Allora, dobbiamo andare. Ma chi è che ci ha fatto entrare in quel tunnel con l'acqua? Te, mica io. Non ci vedi? Io non lo so, per scappare dai notturni poi, io non lo so. Vabbè, io ti aspetto ovviamente. Aspetta, dov'è? Aspetta. Dov'è? Dove sei? Eccomi. Ah. Ma sei fuori? Sei? Scusa, ma... No, io sono dentro. Ma no. No, sono fuori. Min! Ma no, sto uscendo da rifugio. Ma non mi confondere le acque, porca puzzola, è fasciatissima. Ma sei un altro rifugio. Eh sì, stava un altro rifugio. Ma che ore sono?
È ancora notte. È ancora notte, ma si sta facendo giorno. Meno male. Hopla. Hopla, via, via. Via, via. Ma dove sei? Ma sei qua sotto? Dove sei? Ah, sei là sopra. Eccomi, eccomi. Corri, corri, che c'è un notturno dietro. Corri, corri. Corri, corri. Corri, Leo. Oh, beh, sono finita nel pullman. Dobbiamo andare qua. No, vabbè. No. Oh. Credo. Ecco. Queste sì, ecco, ecco. Ci siamo, sì, ci ecco. Siamo. Aspetta. Ma lo contattiamo. Ok. Parla pure. Devo fare un altro lavoro per Raiz, ma è roba sporca. Raiz storce denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Passo e chiudo. Capito, ricordiamogli la posta in gioco. Vabbè. Io non mi ricordo più una mazza. Ma... Io poi mai, perché poi figurati, mo sto due settimane che non c'è. Cioè. Vabbè, andiamo di là, andiamo di là. Che ore sono? Vabbè, le 4, notte, le 4 tardi, e 12, le 4 e 12. Cerca di superare la notte, perché se superiamo la notte e ci arriviamo punti. Esatto. Tutto fa brodo. Zatti. Tutto fa brodo. Oddio, il brodo sbagliato strada. Aspetta. Tutto fa brodo. Damos. Qua non vedo niente, però aspetta. Un notturno. Spegni. Ma che ti spegni che poi non vedo niente? Oddio, ce l'avevo davanti. Oddio, davanti. Spegni. Qua c'è il filo spinato, maledizione, c'è il filo spinato. Ma dove sei? Sto scappà. Ma no. Madò, questo mi segue. Leo, mi segue, dove sei? Sono vicino al Wheel Station. Ce ne hai messo di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Quella è solo la prima tappa. Mi è passato davanti un notturno. Dove sei? Ah, che io qua. Sono qua, mi vedi? Mi vedi? Facci segnali. Seguimento schivato, zitto. Facci segnali. Hop. Eccomi. Oh, ah. Oddio. Persuadi Jafar. Ah no, qua è chiuso. Ma sono vista bruttissima, eh. Qua è chiuso. Questo Jafar, da dove entra? Allora, Jafar è quello di Aladdin, no? Sì. È sopra, ah, ecco. Sopra. No, è qua, perché? È qua. No, è qua. Giù, è sotto? Giù. Sotto? Sì. Giù? Qua. Eccolo. Ma dove va? Ma... Dove sei? Sei Jafar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante, l'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Reis, gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene, che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Reis? Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Reis? Solo voi sapete essere così gentili, eh? Ecco i tuoi soldi, prendi! La prossima volta che torno. Non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa, ma non farmi del male. Mi casa è stucca. Sì. Mm-hmm. Karim, ma sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Vabbè, dobbiamo riscuotere sì. I pizzi, praticamente. Sì, noi siamo i pizzettari. Sì, cioè. Allora, mo è giorno, non ci dovrebbero più essere. No, non è giorno, è l'alba. Manca poco, però. Vabbè, però si vede, dai. Amico? Sto sbrigando dei lavoretti per Raiz. Ha molto potere. Un sacco di gente lo teme. Puoi dirlo forte.
Ascolta, ce n'è uno davanti, ce n'è uno davanti. Abbiamo quasi esaurito l'Atizin. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Brecken. Lo so, devo solo ricordarti l'importanza della morte. Dimentichi che anch'io sono infetto? Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a tornare presto alla torre. Ok. Ah, ma un'arma che dà fuoco. Ovvio. Ok. Oh, madonna. La signorina ti vuole... abbracciare? Sì, sì, ecco, questo gli accalci. Com'è che si dà? Ecco, sia lì, sia lì. Si, si compenetri con la sotto la macchina. Bravo, da gricco. Faccio da gricco, ho detto. Lei, ma... signorina, un bel calcetto nelle ciappette. Ah. A me piace il doppio calcio. Olè. Guarda questo. Ma se ne vadi, ma io non lo so. Ma come è successo? Scusa. Aspetta. Risolvo io. Olè. Sì, risolvo. Olè. 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 Vai. Per 20 ciao. Secondi sono morta, eh. Arrivo, arrivo, arrivo. Ok. Ok, adesso vediamoci un po' di robe. Vedi, non abbiamo venduto manco niente. Ma venderemo, venderemo. Diventeremo più ricchi. C'ho pure roba preziosa da vendere, capito? Sì, sì. C'è una sacca vuota, cioè vuota, non voglio credere, vuota. Aspetta che mi curo. Che c'avevo. Ah, ma io c'ho un punto. Vita bassa. Ah, no, due punti, aspetta. Dov'è? Qua. Come due punti, dai. Che stai avanti a me, mo? A sette. Sono a 7, sì. Sia per agilità che per forza. Ma le morte... Ma dai, devo riavviare il gioco. Caduta attutita io prendo. Di mezzo i danni da caduta. Caduta con la tutina. Mm-hmm. Con la Sì, vieni qua. Leo, vieni qua. Vieni un attimo, sto spendendo i punti. Ah, adesso mi diverto. Cura delle armi, vai. Adesso mi diverto. Che c'è? Allora, lei apra la macchina. Questa? Il resto ci penso allora io. Sta facendo? Sì. Ma... vadi, vadi, non si preoccupi. Vabbè. Ne è sicura? Vadi, vadi. No. Aperta. C'è Titano. Vabbè, ma le piace attirare l'attenzione a lei, cioè, so. Sì. Vabbè. Ok. Attenzione, ma... che esplode, attenzione, attenzione. Grandissimo, grandissimo. C'è anche il furgone che dobbiamo aprire, eh? Sì. Se smette di far casino, magari. Vabbè, adesso prendo. Guardi, l'altra. Guardi. La mia assalgo. Chi è? Chi è? Colpa sua. Ma questa è una signorina. La signorina. Non lo è più, non lo è più. Kit di pronto soccorso e 71 dollari, cioè. Voglio morire. Cavolo. Ok. Allora, adesso prendiamo per favore il furgone, apriamo. Ah no, scusa, pensavo che eri uno zombie. Ma come? Ho attaccato in automatico. Ma questo da dove viene? Ma fatto un affallo, ho detto qua ti dava. Detto, tira l'attenzione. Vai. Aspettate un attimo. Aia. Ciao, va. Sennò qui. Kit. Sennò qui. Kit medico. Tienimi lontani che mi devo curare. Ok. Vai. Via.
sei rimasta inchiodata. No, adesso voglio vedere. Ok. Signorina? Ma... ma ecco. È rimasta paralizzata questa. A posto? Possiamo a posto. Fare le nostre cose in maniera silenziosa e tranquilla, grazie. Sì, 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 adesso facciamo, però dobbiamo aprire questo qui. Leo, apriamo questo. Un attimo, sto raccogliendo... Guarda come faccio. No, sbagliato. Ma cosa? No, gli ho ma no, ma scusa. No, ma mi sono preso male le misure, sai com'è? Aspetta. Ma che cazzo, Rola? Aspetta. Cioè, io non posso continuare così. Sì, muoiono lì sopra, guarda. Guarda, no, muoiono lì sopra, guarda. Guarda, vedi? Vedi? Sì, sì, vedo. Trafiggono nei spuntoni. Sono stata proprio... Questa è un'ideona, eh. Un'ideona. Bravo. Facci fuori tutti. Sì, io vorrei proprio aprire sto furgone. Ah, basta. Scassinare estrema attenzione. Se vuoi un po' di grimaldelli io ce l'ho, io ne ho 9. Ma le mortacci, ecco. Ma non ci voglio credere. Ma allora, ma lei la deve finire di morire, cioè io non lo so. Ma io muoio per difendere te. Forse non hai capito. Ok. Non c'ho più kit medici. Ma voglio morire. Senti come si lamenta. Allora, vediamo. Se... cosa sta facendo? Ma non l'ho fatto. Mi è comparsa la trappola luminosa. Io sono. Ma non è che deve premere tutte le volte. Oh madonna, uno si è rotto. Aspetta. Io ce n'ho tantissimi, Te li do io? Ne ho 8. Adesso vai aperto. Vai. Coltello corto da pescatore e re. La pala militare c'ho, Leo. Ah. Un kit di primo soccorso. Posso prendere le manette? Ma prenda quello che vuole. Ecco. Aspetta un attimo perché devo. Chi è? Mortacci, stracci tua. Ma li porca vacca, ma questi... Oh, ma... Vabbè, ma dai, ma non so stare... No, comprendo, non ho fatto niente. Ma scusa, mi stavo curando, ma questi arrivano così... Allora, aspetta. Allora, non mi fanno fare le cose, io boh. Vabbè, grazie a lei io ho aumentato un po' la forza. Cioè, visto? Cioè. Ma appunto, vedi, io cioè, sono molto utile. Molto. Ho 19 grimaldelli. Vabbè. No, posso fare, diciamo. Io sto prendendo tutto, Soldi, anch'io. Sigarette. Tutto, che poi si vende tutto. E si comprano cose figherrime. No, poi quando finisce la pandemia diventiamo ricchi, aspetta. Okay. Gli altri invece i soldi non l'hanno presi. Noi si compriamo tutto. Okay. Arma inefficace. Ok. Io però mi voglio rimettere questo. Più fighetti. Ok. Però queste scorribande le dobbiamo fare di notte. Sì, proprio di notte. Paura, ma no, più che altro lei muore sempre. Ma io muoio per una buona causa. Ehi. Ma questi qua sponano all'infinito. Cavolo, no, la testa si è completamente rotta questa, porca. Riparala. No, non si può più riparare. Che dispiacere enorme. Non si può più riparare.
Ma andiamo da qualche 96. Parte o dobbiamo rimanere qua? Non so. No, sì, andiamo, andiamo. Però aspetta, perché a sto punto... Che c'è? La smonto. Olè. La smonto. Madonna. Ancora vivo? A quanto pare. Oh. Ancora? Allora, vediamo. Adesso però l'ho demolita quest'arma. Aspetta. Ecco. Beccati questa e. Ok, adesso io impugno la pala militare. Va bene? Sì, sì, no, ma facci pure. Sì, no, ma sto pensando che potrei anche... tossicità. Accendino. Vabbè, damose così, va. Hai finito di fare... Ma, non so, stavo aspettando bere te. Tempo? Ma io da mo' l'ho finito. Ciao. Bravo, vai lì con la capoccia, bravissimo. Oh. Ma non sprechi le armi, io non lo so che sprechi. Ma tanto si possono creare. Oh. Ah, gli hanno sollevato la capoccia, sì. Io non so. Allora, quando hai finito di fare casino possiamo andare, eh? Sì, io, va bene. Da, da. Di qua dove stai andando? Aspetta, sto raccogliendo. Scusami, vai, dove sei? Della. Oh, ci sono vai. Due sacchetti, aspetta. Ok. Un po' dici a me. c'è un sacchetto, c'è un sacchetto. L'ho visti dopo. Vai, 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 vai. Ci sono, ci sono. Un altro sacchetto, aspetta. Vai, vai, vai. Aspetta, così. Questa galleria, sì. Però mo attenzione, qui ci sono i notturni dentro. Ma dove? Dentro la galleria. Ah, dici? Ah no, questa è corta, è corta. Ci sono due camioncini, hai visto? No, li dobbiamo aprire, Leo. Ma questa è una fasciatissima sto cretino. Ma chi si corre con questa foga? Io non lo so. Venghi su, venghi su. Io mi devo fare le molotov, eh. Mi devo fare le molotov. Le molotov. Ah, ce le ho io. Aspetta. Ecco. Stracci, stracci tua. Niente, io sto a rimorire. Che c'è in kit medico? Aspetta, vediamo se me lo posso fare, ma non c'ho modo di. Che dici? Okay. Entro nel pullman? Esplodo? Sì, sì, quando va a fuoco entra. ma io non lo so. Ma voi lo sentite cosa dice? Io boh. Ma veramente. Oh. Ma un partner di gioco come me, ma dove lo trovi? Non lo trovo. Ma non abbiamo fatto casino? Vedere... Perché gridano? No, tu hai fatto casino. Tu ma hai dove? Fatto ma ci ho lanciato la moto. Aspetta che mi faccio un kit di soccorso. Ok. Che sta passando? A boce, okay. Qualcuno che si lamenta, non so. No, perché mi vibra il pad, io non so cosa sta succedendo. Ah, è un aereo, un aereo. Ah, ok, ok. Allora vai. Allora, estrema, estrema. Qui. Estrema, vai. Io ti copro. Sì, mi con la coperta mi copri.
Sì, non ci preoccupi. Aperto. E mandi. Bravissimo, bravissimo. Martello semplice e basta. Martello semplice. Munizioni. Oh. Ok, vediamo l'altro. Apri l'altro. Sempre estrema. Eh beh, perché qui c'è bella roba, eh. Comunque aspetta, mi sa che il tunnel è l'altro, Sì, qui. Sì, ah, no, 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 lì si passa. Però okay, qui si passa. Aperto. Guarda un runner. Coltello Gator corto. Manganello! Chi... No, io questo me lo metto prima di subito. Munizioni, benissimo. Benissimo, mi servono munizioni. Oh, ma perché questi runner stanno tutti qua? No. Ma io boh. Non li piglia. Sto manganello non è male col laceratore, con, cioè con l'aggiunta. Aspetta un attimo. Che mi metto. Adesso spacco ste gambe. Ah, ecco. Allora. Era ecco. Questo. Questo molto però bene. Se nei progetti io. Ok, io vado su. Come vai su? Mi no, devi coprire. Ma devo cambiare arma. Aspetta. Ah. Ok, no, non c'è nessuno. Lo metto qua. Invece no. Fatto, fatto, fatto. Ok. Ok. Devo... vediamo se riesco a fare qualcosa. Sì, aspetta, infatti pure io. Allora, levati da là. Imperatrice. Inventario. Adesso metto questo manganello. Comunque questa pala militare è veramente... non si commenta. Lo metto coltello al posto corto, di questo qua. Coltello Gator corto. Allora, mazza da baseball classica. Ecco qua. Manganello modificato. Ah, vedi, questo che è? Ah, è un manganello della polizia. C'ha lo shuriken alla punta. Ma io non posso fare granché. Aspetta. Provo, Faccio kit di soccorso. Mi spiace, mi scusi. Torri, mandello. Non è per sfiducia, ma un'altra bottarella. Bravissimo. Molotov. Fatto 4 ammazza, molotov però. Si rompe subito questo, cioè, ma cos'è? Facciamo sanguisuga 4 più 5 più 2 questo 3, lo smonto più 50 martello semplice lo facciamo con questo. Venga, venga signorina, venga. Ok, ah, ok, inventario. Oh, mi ha dato il manganello. Modificato già. No, ma non lo crede. Signorina, la ringrazio. È stata veramente caruccia, sa? Ok. Sacchetto. Qua dietro c'è un altro sacchetto. C'è un martello di mattoni. Martello da mattoni. Ah, penso va bene, va bene. Ok. Ma possiamo andare. Aspetti, che qui ci sono i sacchetti. Porca puzzola, fascia lì. I sacchetti. Sono soldi, oh, mica li possiamo lasciare. Ecco, mi sono pure bruciata il culo. Sta bruciando. Non ci credo. Nel fuoco se ci si brucia, Ah, qua c'è un altro furgone della polizia. No, andiamo, apriamolo perché ci sono le munizioni, hai visto? Cioè, mi ha dato un sacco di munizioni. Dai, che io mi brucio il culo, ma cos'è? Quel sacchetto se lo può anche tenere, sta nel fuoco. Ti copro io. Ah, ma qui non c'è nessuno. Sì, adesso arriva un esercito di zombie. Oddio, che paura, sto coso, non so che ha qualcuno. Aperto.
Dai, dai. La mancinata. Pistola 9 mm americana. Munizioni subsoniche. Subsoniche, cos'è? Ma che ci devo fare con le munizioni subsoniche? No, vabbè, siamo a cavallo. Abbiamo abbattuto tutti. Cioè, ma io... munizioni soniche. No, Leo, cioè... La mancinata, perfetto. Questo no. E do l'effetto emorragia io alla mancinata, va. Ok. Vado. Io voglio fare questi qua. Voglio fare shuriken esplosivi, ustionanti e congelanti. No, punti, ok. Ma li posso fare? Posso fare i razzi, che cazzo va? Ma lo dove niente. Kit soccorso, niente. Cone stabile, posso fare il cone stabile? Perché ho il manganello, che dici, lo faccio? Cos'è che fa il cone stabile? Un po' come se Nikola Tesla fosse uno sceriffo, elettricità. Ah. Vabbè, fallo, cioè. Proviamo, sempre dai. Un potenziamento. Non è abbastanza spazio. Voglio morire. Ma smantella qualcosa, no? Infatti, sì. Ah, questo modificato me lo tengo. C'ho due manganelli modificati, però. Allora, la pala la smonto, non serve una cippa. Ok. Progetti. Cone stabile, proviamolo, dai. Su un manganello modificato. Dovrebbe essere tanta roba. Vediamo un po'. Cone stabile, ce l'ho. Il cone stabile è questo. Eccolo qua. Vuoi che lo provi su di te? Tanto non funziona. Io chiuderei, non è per sfiducia, Chiuda. È anche buona educazione. Appunto, cioè, siamo a casa degli altri. Spifferi, topi, intrusi. Oddio. E mo? Karim, ho appena assistito a uno spettacolo incredibile. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Ah sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Mi stai prendendo in giro? Mantieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del corriere? L'hai visto? No, non ho visto nessuno, tranne gli zombie. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. Cerca un uomo di nome Kursel. Al villaggio. Aspetta, perché qui c'è roba, vieni. Dove? Dove sono io? Mi vedi? Sì. C'è una borsa. Cerca batterie. Una cassa e un cosetto. Nastro. Altro. Basta. Ma che? No, volevo vedere. Dobbiamo andare dove avanti? Dove? Ah, qua c'è una cassa, Leo. Da fuori? Sì, da Aspetta. Fuori. Dove sei? Qua. Beh. Dovrebbe esserci qualcosa di Shuriken Premium da... io ho trovato. Sigarette, mazza da cricket. Vabbè. Ti pare che mi metta a giocare a cricket io? Cioè che ci potrebbe essere un altro di quelli. No, ma io volevo solo vedere c'era qualcosa. C'è una cassa, Leo. Ma io non le vedo mai. Io le casse non le vedo.
Noi ci sono io che ti avverto. Ti avverto. Si confondono con l'ambiente. Lo so, penso. Devo risparmiare la luce. Potevano verniciarle in un'altra maniera. Beh, quell'altra era rossa, però, te vorrei fare. Sacchetto. Da. Coltello corto da pescatore. No, aspetta. C'ho l'inventario pieno, ma si può. Allora, aspetta un attimo. Questo lo smonto. Questa me la tengo, 73 potrebbe essere utile. Mazza ticket modificata. Va bene, la smonto, sti cazzo. Ecco. Vai. Ok, damose. Allora, usciamo da dove siamo entrati. Ma scusa, qui non ci dobbiamo andare? No, non andare di qua. Perché? Che è successo? Ah, qui apriamo una porta. Per fare? Niente, fare il giro. No. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo uscire. Ok. Che era? Hai sentito? No. Preferisci non sentire? Ma è ancora giorno. Allora ricordati che i furgoni della polizia vanno aperti tutti, Sì. Madonna. No, non fagli male, fagli male, che poi scoppia. Non fategli male. Ce l'ha con voi, no con me. Dove stiamo andando? Cercare funghi. Ah, giusto, bravo. A me mi servono quelli allucinogeni. A proposito. Ma guarda te dove si arrampica questo su un paletto. Io, boh, ma veramente fai? Cosa? Io? Crane. Mi arrampico dappertutto io. No, io dico al mio crane. Guarda la baraccopoli sull'acqua, ma io non lo so. C'è l'umidità qui. Sono problemi. Gli sorci, coccodrilli, tanta roba. Ma dove sei? Ah, ti sei buttata così? No, non mi sono buttata. Ho preso la. C'è il sentiero. Rimmi, sono appena fuori dal villaggio. Dai. All'interno c'è una marea di infetti. Dobbiamo chiudere e fare pulizia. Ci pagano per proteggerli, quindi proteggi il villaggio. Madonna, aspetta. Io chiudo. Vabbè, io chiudo, coprimi, t'ho detto. Ma dove sei? Sto alla porta, devo chiudere, sennò entrano gli altri. Non si può chiudere. Ma come no? Sì, io vedi che ho chiuso. Arrivino altre fottute carogne. Ma non era. Non appariva nulla. Come no? Io sono dalla vicina e apparso e come? E allora non ho visto niente. Lei stia giù. Mi faccia il piacere, adesso la curo io, bravissimo. Ok, dai questo. Ma chi è? Ma li mortacci. Lasciami in pace. No. La scossa, visto? Oh. Si sente meglio? Questa è una scossa pure io, ma sono cretina. Oddio, guardi là, sto per morire. Oh, ma no. Allora, insomma, ne ho shottati 400, no? Ma mi vuoi dare una mano, almeno? No. Ecco. Voilà. Io non lo so. Non ho neanche un kit medico. Secondo te, come posso fare? Mi metto qua su. Ma devi schivare, rotoli. Ma io rotolo come una carta igienica. Allora, aspetta che do un attimo un'occhiata un po' più da... penso che l'abbiamo uccisi tutti. Punto abilità guadagnato, grado sopravvivenza. Pure io, ma tu sei ottimo. No, io... grado di sopravvivenza sono a 7 adesso. Niente, mi tocca rigiocare da sola.
Questo, giusto tutto, vai. Giusto tutto. Oh, qui si può entrare. Ma dove? Qua. Ma dove sei? Io sto raccogliendo i pacchetti. Ancora, io raccolti. Vieni, vieni, vengi con me, vengi con me, vengi con me. Mi vede? Sì. Vengi, vengi. Tanto ce le dobbiamo fare tutte queste porte. Ah, ma ti posso curare se voglio, aspetta. Ecco, vai, curami, va. Vengo per conto di Race. Sono venuto a ritirare una cosa. Oh, santo cielo. Grazie, gentilissimo. E ora che faccio? Quindi? Devi andarsene. Parlagli con gentilezza e forse ci lascerai in pace. Anzi, mandalo da Gursel. Ma non c'è cosa fare. Noi non sappiamo niente. Parla con Gursel. Lui abita sopra il negozio. Sopra il negozio. Qual negozio? Infatti, qual è, scusi, qual è il negozio? Questo? Aspetta che faccio... Ah, non lo posso fare. Cosa? No, è kit medici. Ne ho 6. Ehi, c'è nessuno? Shh, non gritare. Abbiamo trovato. Così attiri mostri. Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Raiz. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza. Non vi daremo più niente. Diglielo, Firkin. Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi, altrimenti Firkin vi picchierà. Picchialo, Firkin! Ayla, per amor, senti, non voglio guai, ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te e per la tua donna. Non puoi minacciarci così. Picchialo, Firkin! Falla finita, Ayla! Ho capito, ecco, prendi, non ho altro. Un vero uomo l'avrebbe picchiato. Io vado. Credo che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Raiz. C'ha problemi con la moglie. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è ancora un ritiro da fare all'attracco dei traghetti sul vecchio molo. C'è un traghetto? C'era, ma la marina militare l'ha affondato. Ricordo che decine di persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Ci sono delle imbarcazioni? Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate. Aspetta, che c'è un'ultiabilità. Siamo in quarantena. Grado di sopravvivenza. Allora, aggiusta tutto. Recinzioni elettriche, impara a usare le trappole di recinzione elettrificata. No, io mi amplio escursionista esperto. Visto che non c'ho mai spazio. Qua c'è qualcuno con un punto esclamativo. Dov'è? Ma sarà dentro? Qua. Musa. Guarda chi c'è. Che idea su come sono entrati quegli infetti? Idea? So esattamente come hanno fatto. Quel cretino con la maschera ha segato il chiavistello. Di chi parli? Lo chiamano uomo mascherato. Vive all'esterno. È fuori di testa, indossa sempre una maschera antigas. Come se gli servisse. Sei sicuro sia stato lui? Una guardia l'ha visto segare il chiavistello e scappare. Qualcuno dovrà occuparsi di quel tizio. Qualcuno noi. Nuovo mascherato, cioè ci danno un campione, se... eccolo qui, l'ho trovato, eccolo. Va bene lo stesso? Non va bene quello? Trova l'uomo mascherato e parlagli. Aspetta un attimo, scusami, Non è che qui ci perdiamo robe? Ma sì, rubiamo in casa da altri. Ma che ti frega, scusa, è tutto aperto. Guarda, c'è una nota. Nota. Nota 10. Niente, non c'è una cippa. Uomo mascherato. Sì, ma dobbiamo andare di qua per l'uomo mascherato, E tu mi hai interrotto. Capito, ma riprendi il controllo, però. Da. Dobbiamo andare sopra, secondo te, o di qua?
Ah, c'è qualcuno che ti insegue. Cioè... Mortacci, stracci tua. Ma io non lo so, questi runner... Non c'hanno nient'altro da fare? Aveva fretta. Salta, salta, perché così fai punti di agilità. Sì. Opla, opla. Aia. Oh, ma c'è un rifugio, qua. È da sbloccare. Dove stai andando? Pronto? Ma, oh madonna. Mi sa che è caduta la linea. E ragazze e ragazzi, perdonate questa brusca interruzione, ma purtroppo è successo un disguido tecnico. Cucù. Sì, ma che ti si vede, non so se... Come mi si vede? Ma io sono qui nelle fratte, mi si vede? Sì, sì. Cucù. Sì. Cucù. Vabbè. Perché... Allora, sì, bravo. Perché a Lara è letteralmente caduta la corrente, non la linea. Esatto. Cioè... Eh sì, è andata via la luce per una frazione di secondo, e per cui niente. E niente, questa parte di episodio la stiamo registrando qualche giorno dopo, insomma. Esatto, esatto. Non è che io per giorni sono stata senza corrente, sì, specifichiamo, sennò no, e baracche. La parte precedente, adesso non so Lara se ha in mente di fare qualcosa, di scrivere qualcosa a video, ma praticamente è il mio episodio. Le ho mandato, sì, esatto, il mio registrato, poi lei l'ha, sì, editato, lo editerà insieme a questa parte. E... Esatto. Quindi da questo punto in poi, da lei le cose, la visione del personaggio cambierà, non è la mia. Sì. È la mia, vedi? Sì, è la mia, sì. sono io. Ecco. E niente, vabbè, noi cosa dobbiamo fare? Trovare l'uomo mascherato. Esatto, per parlargli. Sì. Io gli ho cazzotti, mi ha staccato la luce. Sì. Oh. No! Dov'è? Cappellata! Ah. Ma scusa, sono uscito, appena uscito. Ah, e poi io ho raffreddore. Sì, sì, sì. Però se lo sta curando con... Sì. Diglielo. Sì, con la grappa. Con i rimedi della nonna. Sì. Con la grappa. Sì, sì. Lui, infatti, sta registrando che è mezzo ciucco. Sì. Aveva anche mal di gola. Io gli ho detto... No, ma mal di gola adesso un po' è passato. Però che altro è l'intasamento generale. Infatti. È intasato, ma lui è intasato proprio del suo, anche, sì, sì, diciamolo. Ma vada via il Q. E dai. Vabbè, io faccio fare a lei. Sì, sì, faccio io. Pensavo che eri un runner. Mi ha preso un coccolone. Allora, andiamo... qui c'è anche un rifugio. Sì, andiamo verso... Ho capito. Aspetta, che questo è tremendo, questo punto. Oh! Ma li mortacci, stracci tua. Ma... Guarda che prendo il pistolone, eh. No, non prendere il pistolone. Ma... Pensa a te. Questo però... No, sono troppi. Sono tanti, sì. Aspetta, dobbiamo aprire anche questa... Vabbè, dai, no. Io non ho neanche... mi hanno ammazzato. Un... No. Sono... runner. Sono fuori forma. Ma vadi via! Eppure l'arma rotta. Vabbè, se riesci a venire qua, bene. Ecco, se no, mi suicido. Cioè... Eccomi. Ok, allora prendo lo sciabolone, aspetta. Ecco, bravo. No. Ma perché? L'hai riposto lo sciabolone? Ma io non lo so. No, aspetta. Lo uso solo nei momenti necessari. Fammi allontanare. Ok.
L'hai preso? Sì, sì, l'ho preso. One shot li tutti. Sì. Io guardo. Aspetta che però... È un runner. Un sono runner. Stanco. Ok. Ma li mortacci, stracci vostri. Ma muori. Ma muori. Ok. Signorina, muori. Anche perché lo sciabolone posso ripararlo solo altre 4 volte. Ma li mortacci, stracci tua. Ma... Ecco. Hai visto? Ho visto. Si era attaccata la signorina come una cozza, devo dire. Ma allora, vogliamo tutte... aprire. Vogliamo aprire il camion, sì, il furgoncino. Vadi a fare un po' di brace. Bravissimo. Sì. Bravissimo. Oh, perfetto, una brace perfetta. Ti copro io, eh? Ti copro io. No, non ti copro più. Che è? Ah. Vedi che calcio. Oh, un calcio gli ho frantumato il cervello a quello. Sono fragili. Ma vada via il kill. Sì, ma quest'arma mi si rompe subito, posso dire. Quest'arma? Mi si rompe subito. Prende lo sciabolone anche lei. No, ma com'è possibile? Non mi sono resa conto che stavo per morire. Il bombolone. Ok. L'ho aperto, Bene, bene, sì, infatti sto prendendo. Ma sono un kit di soccorso, c'era? No, Erano tirchi. Aspetta che va. Aspetta che va che mi curo. Aspetta, c'è il sacchetto. Damoso. Apri questo, che fai? Questo non lo apri, dove sì, sei? Sì, sono qua. Apro io? T'hai visto? Apro io? Facile, dai, facile, io apro tutto prima. Va bene. Olè. T'hai visto? Kit medico, dai. Kit medico. Ma li mortacci, stracci tu, hanno preso un coccolone. Aspettavo. C'è un altro bombolone qui. No, però non toccarlo, che poi scoppia. Ma io vorrei toccarlo. Cioè, non lo vorrei toccare, però se lo tocco quando siamo lì in mezzo. Che c'è altra gente. Qui c'è una macchina pure, eh. Ah, no ma è già aperta. Questa pure, niente. Allora, ci approfittiamo? Oh. Lì c'è un altro 112, eh? 112? Sì? Chiama il 112. Vado a chiamare? C'è la signorina, mi scusi, eh? Vado via il kill. Ecco, vedi? Se noi potessimo far esplodere quello lì... Sì, ma poi li attira tutti qua. Non è che stanno tutti arrivando qui, però... In effetti. Eccolo. Scoppia. Dai. Hai visto? Che ho fatto? Ok. Vengi caro. Hola. Ma no, ma cosa fa? Eccolo il runner. Oddio. Attenzione. Sì, ma... Ma se io no? Se io tipo... No, non esplode, vabbè. Peccato. Cioè io la sciabola volevo usarla solo in caso di emergenza. Cioè... Ma questa non... era un'emergenza. Appunto. Non voglio creare le emergenze. Cioè... Oh, guarda, c'è quello. Mi si giri? Ma un altro, ma basta. Cioè, allora... Ecco qua, levati! Bravissimo. Ok, a posto. Cioè, c'è quello che è rimasto tranquillamente a masticarsi. Ti copro io, non ti preoccupare, c'è un runner. Vedo. Aspetta. Eh.
Oh mio, muoio. Oh. Muoio. Ah sì, c'è quello che mangia. Aspetta. Allora. Dai, vadi via, ma vadi via. Aspetta. Ma chi vi credete d'essere? Sono stanca. Un attimino che sono stanca. Fammi riprendere il fiato. Vai via. Non sia così appiccicoso. Sono proprio appiccicoso. Ma hai visto anche tu quello che ho visto io? Uffa. Allora, dov'è? Dov'è? No, ma stanno venendo da me, stanno venendo, ecco qua. Ma no. Ma come ti permetti? Lascia stare il mio amico Leo, hai capito? Ma è morto? Sì, sì. Bene. L'ho trinciato. Madonna. Oh. Com'è difficile questo? Aperto, cioè, aperto. Difficile, che bella roba. No, no. Qua ce ne sono due. Figata, io tanto sto sempre per terra. Sto più per terra che in piedi. Ciao, va, mi curo un altro po'. Ma chi è? Chi è che urla così? È pieno di droga qua. Prendi tutto, prendi. Sì. Guarda questa. Mi scusi, eh? Ha capito? Oh. Ha capito? Ancora non ha capito. Bravissima, ma ha capito. Allora, abbiamo detto. Ma che c'è anche l'auto della polizia, eh? È chiusa o è aperta? Già aperta. Vengo, ci saranno le munizioni. Dove sei? Qua. Eccoti. Oh, cosmetici. Bruto. Combattente della fossa. Potenziamento armi. Figata. Allora, io ho visto dei sacchetti però qui. Mi sono immaginati. Ok. Fatto il pieno di droga qua. Sì, anch'io, ecco. Sarà buio. Io dovrei mettere un punto però. Qualunque cosa stiate facendo, vi consiglio di mollare tutto e iniziare a incamminarvi verso la torre. Ammazzo. Ma cosa? Anche se è buio, non ce ne frega niente. Ma sì, ma mica noi abbiamo paura dei runner. Sì, dei notturni. Allora, io metto il punto abilità, Sì, ne avrei. Io ne ho, mi pare, due. Robustezza 2, io assolutamente, perché sto sempre per terra, cioè. Anch'io robustezza 2. Ecco. Allora, qui c'è gente. Ma due mani. Ti preoccupare, ci penso io. Tu fai quello che devi fare. Sì, sì, faccio lei, faccio questo, dai. Bravissimo. Okay. È rimasto elettrizzato da me. Capito? È rimasto proprio elettrizzato. Usa. Può spostarsi un attimino. Ecco. Bravissimo. Ah, io ho preso il pestone per finire quelli a terra. Ah, beh, quello pure è utile, sì. Io adesso sto cercando di, come dire, le luce fu, benissimo. C'è niente, pizze, cartone di pizze, non siamo a mangiare. Io volevo vedere se mi potevo cambiare completi. Potrei mettermi questo da atleta, che dici? Calzoncini e canotta. Ah, boh. Anche questo da runner è figo. Run. Pure questo non è male. Questo. Sì, vabbè, ma non ce la faccio. Come si vede. Quanti proprio ce ne sono? Cioè. Ce ne stanno un sacco. Perché questi sono del DLC, no? Questo è da Superman in pratica. Smallville, tipo. C'è anche quello con la bandiera italiana. Vabbè, non l'ho visto. Eccolo! Però non si vede la faccia. Aspetta, fammi vedere, provo.
Dimmi come mi vedi. C'è la maschera. C'è la maschera. Ma sono Crane o sono questo? Sono Crane? Sì. Chi vuoi essere? Con la maschera. Con la maschera. Ma che ne so io? Scusa, io ho messo una... Io metto... Adesso ti faccio vedere come sto in braghe. Così. Che dici? Come io sto? Metto vestiti sporchi. Ma che sciatto. Come sto così? Beh. Sei atletico. È vero? Faccio la mia porca figura? Sì. Dai. E dove dobbiamo andare? Là? Dobbiamo uscire da qua, no? Sì, in teoria sì. In teoria è notte, però noi ce ne frega niente. Tanto io ho la torcia, UV. Ah beh. Così pigliamo punti, no? Sì, Mo non cominciare a dire spegni la torcia che consumi. Bisogna risparmiare. Aspetta che qui c'è una cassa. Arrivo. Io non capisco come si girano queste cose, boh. C'è un coltello Gator corto. Io Shuriken Premium. Ma perché io voglio i shuriken nei cosi, devo... Voglio prendere. Dov'è che sei? Aspetta, qua. Resta fermo dove sei. Oggi Shakur non accetta visite. Se Shakur non vuole visite, non doveva sabotare l'ingresso del villaggio dei pescatori. Di che parli? Non è stato Shakur, è stato l'uomo mascherato. Sei tu l'uomo mascherato? Io? Sei pazzo, come puoi pensarlo? Perché indossi una maschera antigas? Sei stato ingannato, amico mio. Il sabotatore è un impostore che vuole farsi passare per me. Così poi tu ti arrabbi con Shakur. Ma Shakur sa chi è. Shakur l'ha visto senza maschera. Stai dicendo che hai visto qualcuno vestito come te? L'ho osservato da dietro le rocce. Lui non ha visto Shakur, ma Shakur ha visto lui. Allora Shakur farebbe meglio a dirmi chi era. No. Mia informazione è troppo preziosa. Se vuoi sapere cosa sa Shakur, prima fai una cosa per me. Poi ti dico. Non stiamo trattando Shakur. Certo che no. Shakur dice a te cosa fare e tu devi obbedire. Obbedire a Shakur. E che vuole di preciso Shakur? C'è un lago vicino. La mia borsa del tesoro è caduta dalla barca e si è persa in acqua. Devi essere come un pesce e portarmela. Vai, veloce! Ho capito, ma mo è buio, ma dove vai? Ma chi vede? In acqua. Parla di lui in terza persona, non sta bene. Vabbè, cioè, questo è chiaro, eh. Sì. Scusi, senti, però io ti volevo dire una cosa. Ma dove sei, mo? Sono qua. Sì. E vogliamo andare? Ma solo che non si vede niente. In effetti. Effettivamente sta in però acqua. Però è qua vicino. È qua vicino. Vabbè, proviamo, dai. È scesa la notte. Calata la notte. Vai con il doppio, Sì, sì. Poi da morti valgono anche il quadruplo, non c'è problema. Allora, io vado da una parte, te da un'altra, non siamo tutti e due nella stessa parte. Ma io non ti vedo neanche. La zona da battere è questa. Non da abbattere, Leo. Perché tu poi, come senti la parola abbattere, uccidi qualsiasi cosa. Subito. Anche le alghe. Sì. Oh. Ma la barra dell'ossigeno non c'è? Sì, come no. E questa arancione che navi? È apparsa dopo. Ma che resistenza ha quest'uomo, cioè. Ma anni e anni di duro allenamento. Sì. Palestra, cioè kickboxing, prepugilistica, cioè tanta roba. Io devo andare su perché sento un po' male. Un remo. Uff.
Come un rimo. Prenderò fiato. Ah, forse l'ho trovata, eh. Aspetta che torno su. Non vedo niente, non vedo niente. Che sta tutta sta barchetta? Ok, c'è una barchetta qua. Beh, sott'acqua comunque gli zombie non arrivano, dai. Dici? Sì. Allora, sta qui però. Sta qui ma non so dove. Qui del posto. Aspetta, qui c'è la pagaia. Ah, ma questa è un'arma. Vabbè, poi la smonto, fa cagare. Non vedo... deve essere qui da qualche parte. Sì, la zona è questa. Si vede una mazza, ovviamente. Ma io mi approvinco su. Aspetti un attimo, eh. Sì, aspetti perché qua sto affogando, eh. Anch'io, eh. Allora, accendiamo le luci. Io dico, no? Porca puzzo, è fasciatissima, ma... Ma non la potevano mettere sulla riva? Hai visto? Eh no. Guarda che tu dici che non ci stanno, ma io ho visto un notturno, eh. Vabbè, magari affoga. Ma come affoga? Non affoga, quello mi viene a mangiare. Ma no, ma era già mangiato. Allora, io qui sono già venuta, ma non c'è. La vedi tu? No, sto cercando. Qui usciamo dalla zona. Aspetta. Posso provare qui? Magari sta sui scogli. Ma no, sarà in fondo. Oddio, sto morendo. Di che me l'ha accorta? Muoviti, sbrigati, non lo fare. Oh, madonna. Che c'è? Che c'è? Stavo per morendo. Ma no. Ok, aspetta. Vedere. Ma non è che sta sopra la barca, no? No. No, ma com'è questa borsa poi? Scusa, non ho capito. Oh, sarà una borsa. Come quella nostra. È una borsa. Ha vinto un mongolino d'oro. Una borsa. Ecco, una borsa del tesoro. Trovata. Ma le mutacci, stracci. No, comunque non era come la nostra. Vabbè, importante che l'hai trovata. Ok. Ma la dobbiamo riportare, eh? Sì, sì. Poi senti, io devo andare in bagno. Adesso devi andare in bagno. No, quando abbiamo riportato la borsa, però ah. Sì. Ma... Ma che? Devi andare prima. No, te visto. Sono già 20 minuti che siamo qua. Sì. Va bene. Portiamo la borsa. Sì, mo arriva un notturno e mi one shotta. Ecco. Chi c'è? Ho la tua borsa. Perché non te la sei presa tu? Shakur non sa nuotare. Ora, prima dammi la borsa. Poi Shakur ti dice chi è l'impostore. Va bene. Ok, Shakur, dimmi cosa hai visto. Primo, l'impostore esce di nascosto da villaggio, molto silenzioso, come super spia. Poi indossa maschera. Poi torna di nascosto a cancello, ma molto rumoroso, così guardia lo vede. Poi rompe serratura e scappa. L'hai riconosciuto? Sembrava pazzo. Non come Shakur. No, no. Ma sai chi è? Certo. Uno dei pescatori. Quello travestito da Shakur. Va bene, vedrò di scovarlo. A proposito, Shakur, che c'è nella borsa? Mia aria. Mia preziosa aria pulita. Ah, ora posso respirare. È scemo? Sì. Come senti, l'aria? Ma possiamo abbatterlo? Cioè, no. Ma io molto volentieri, non mi do un cazzo nel ciappetto. Secondo me non è degno di vivere.
Ma neanche per me, cioè, questo è fuori di testa. L'aria, ma ti rendi conto, l'aria? Ma non posso tirar fuori l'arma, vabbè, peccato. Ma poi io sto uscendo da rifugio. Perché sto uscendo da rifugio incoscientemente, poi? Perché volevo vedere se si poteva aprire di qua. Non si può, perché forse qua c'è la roba, capito? No. Non si può. No. Questa la prova aperta. Vabbè. Vabbè, niente. Direi che per oggi abbiamo finito. Abbiamo fatto le nostre esplorazioni anche subacquee. Sì, subacquei. Siamo diventati subacquei. Eh sì, ci manca solo la bombola. Esatto. E stai fermo. Tanto faccio i miei bisognini qui. Sì. Non guardare, però, sennò mi guardano tutti. Dai. Faccio no. Anche la luce. Coprimi tu. Arrivo notturno, digli che è occupato. Va bene, lo dico io, ti preoccupare. Grazie. Lo convincerò. Quando scappa, scappa. Sì. Va bene, ragazze e ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.